Scatman's World. Ciao a tutti, raccomando la veneziana, ragazzi, gran premio di casa in Italia, Monza, 12° posto in griglia. Sapevo che le qualifiche non sono proprio il mio forte, però 12° posto anche in Belgio, poi ho vinto, quindi dai, un po' di speranze ci sono. Chiaramente per position per le due Mercedes, inarrivabili, terzo Alfonsino, poi Ricciardo, Vettel e via via tutti gli altri. Andiamo, dopo la vittoria del Belgio, voglio un'altra prestazione in casa. Pilota italiano, macchina italiana, circuito italiano. Vai ragazzi, ecco. Gran premio di Monza, gran premio italiano, gran premio da vincere assolutamente. Vai Fioi, dopo la vittoria in Belgio voglio fare una bella figura, cazzo. Vai, 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 supera tutti, Kube. Il Kube è scatenato, Bottas va... Dove cazzo va Bottas? Come mi sono inserito? Come mi sono inserito? Il Kube è terzo, si è inserito in maniera devastante. Però le Mercedes sono già in fuga. Le Mercedes sono già in fuga, cazzo. Vai, sentite il frastuono di Monza nel vedere un pilota italiano così. Attenzione, il Kube è pazzo. Supera Rosbif. Mamma, come abbiamo sorpassato Rosbif. Come abbiamo sorpassato. Sì, tutto perfetto. Come abbiamo superato Rosbif, ragazzi. Il Kube è gasato dopo la grande vittoria in Belgio. E adesso andiamocene, cazzo. Non potevo purtroppo sfidare le Mercedes. Ragazzi, siamo a Monza. Siamo nella patria della velocità. Non è successo niente in partenza, è incredibile. Tutte le macchine perfette, il pilotone è perfetto. Se ne sta, ha fatto un setup molto aggressivo, ragazzi, poca tenuta e gran velocità. Carburante normale. Primo giro completato, ne mancano 26. Sarà veramente un gran premio ad alta tensione. Hamilton chiaramente vuole scappare via la macchina per poterlo fare, ma il Kume è in casa, ragazzi. I tifosi sono in festa nel vedere un Kume così. C'è il Bibitaro dietro, c'è il Bibitarus. Ma sono molto lontani, se ne sta proprio andando il Kume e Hamilton. Se ne stanno andando il Kume e Hamilton. Qua è stato il taglio, ma non me l'ha dato. Molto strano, Beppe, molto strano. Qua fa un brutto errore il Kume. Brutto errore di veneziano. Purtroppo si tiene poco la macchina in pista, un setup pazzoide, ragazzi. Setup abbastanza pazzoide. Hamilton è già in fuga. Gigione è in fuga, ragazzi. I pneumatici posteriori sembrano freddi. Prova a riscaldarli. Gigione in fuga. Qua veramente sto andando al limite. Vediamo fin dove mi fa andare il gioco. Intanto andiamo a completare il secondo giro, dai Fioi. Mi aspettavo incidenti la prima curva, invece tutto regolare. DRS abilitato, attenzione. Seba Vettel, Seba. Ochoa Seba, prova all'interno, dovevamo concederlo purtroppo. Fortuna abbiamo staccato più tardi. Anche il secondo posto andrebbe benissimo, chiaramente, dopo il primo posto del Belgio. Hamilton è inarrivabile, cioè ragazzi, Gigione veramente ha una macchina troppo superiore. Il pilota dietro di te ha un solo secondo di... No, però non così perché non mi sta piacendo, cioè cerchiamo di fare le curve bene per piacere, grazie. Come, anche se in realtà non me le danno come curve tagliate. Boh, vabbè. Siamo in casa, ragazzi, siamo in casa. Hamilton però veramente se ne sta andando. Gigione se ne va. Gigione se ne va. Non
anche il secondo posto va bene, come, cioè non devo rischiare troppo. Anche il secondo posto è perfetto, l'obiettivo è il quinto posto a fine mondiale, possiamo raggiungerlo tranquillamente. Un altro giro completato. Vedo che Vettel è veramente, veramente vicino a Seba. Seba mi supera, attenzione, non vedo niente. E ci rimane così. Bravo Kume. Molto bene ragazzi, molto bene. Miglior primo settore assoluto. Grande Kume, miglior primo settore assoluto. Certo che siamo in fuga io e Vettel. Beh, Hamilton, vabbè, Hamilton ha già finito la gara. Però anche noi ci siamo ragazzi, anche noi ci siamo. Che quando le Mercedes scappano non le prendi più, non le prendi veramente più. In questa gara italiana. Ho optato per una strategia un po' diversa, cioè morbida, ancora morbida e poi dura, nella speranza di tenere. L'ho un po' rischiata, ragazzi, rispetto a loro che mi davano subito due dure. Attenzione, qua Vettel mi svernicia. Sverniciata, ma recupera il Kume. E si riprende la posizione. Ci aspettavamo di ritrovarci sette posizioni più in basso in classifica, continua così. Il Kume se l'è ripresa, ragazzi. Il Kume se l'è ripresa. Ragazzi, dobbiamo andare ai box. Pneumatici morbidi. E vediamo. Siamo primi, ma chiaramente Hamilton è andato ai box. Fernando è ai box. Alonso è ai box, guadagni una posizione. Guarda come si è annuvolato, però non è prevista pioggia, eh. Vediamo, 0% di possibilità di pioggia. Staremo a vedere. Ho le gomme finite, ragazzi. Molto ufficiale. Cerchiamo di tenere per piacere. Mamma mia. Cerchiamo di tenere, Beppe. Cerchiamo di tenere. Lo capio. Ok. Ti scaldo il pacco, altro che le gomme, sta sitto, sta sitto. Attenzione Hamilton, non posso, non posso. Ho tenuto la posizione, adesso mi devo fiondare ai box, 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 box. Ok. Adesso veloci ragazzi, veloci, veloci, veloci. Vai. Completo, vai. Perfetto. Hamilton chiaramente rimane davanti. All'uscita della pit lane c'è traffico. Attenzione, noi rimaniamo. Non ci credo, ci supera Nicolino. Nicolino che spara, mi so perdere. Non ci credo. Sono andato proprio dritto, ragazzi. Mamma mia, qua ho fatto, ho rischiato veramente la penalità più il ritiro. Che culo, fiori. Carburante normale. Che bava, raga, che bava. Comunque era previsto tempo nuvoloso ma non pioggia. Però si è nuvolato parecchio, eh. Si è abbassata la temperatura dell'asfalto. Ebbene, Hamilton comunque in una fuga hamiltoniana, eh. Proprio Gigi in fuga, ragazzi.
Comunque, anche se batto Ricciardo, non andrò mai al Red Bull, questo è ufficiale. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungere. Ma a me non me ne fotte un cazzo. Dai, che secondo posso arrivare. Dai, che secondo possiamo arrivare. Cazzo, è stato bellissimo. Ancora le morbide, vediamo con le morbide come giriamo ancora. Per me qualcuno ha messo le dure comunque. Comunque da Hamilton abbiamo 21 secondi, quindi il primo posto è proprio andato. Salvo un incidente di Gigi, un problema tecnico. Comunque gara abbastanza pulita, un ritiro, ma tranquilla, a parte là con Hülkenberg che ho rischiato veramente tutto, mi è andata veramente di culo. Vai Comendone, vai Comendone, spingi, spingi questa Ferrarona. Chissà, magari forse Ricciardo ha le gomme dure, possiamo distanziarlo bene. I pneumatici posteriori sembrano freddi, prova a riscaldarli. Ancora freon, riesco mica a scaldarli, porca mignotta. Il box della Mercedes si sta preparando, sembra che Hamilton si fermerà entro pochi giri. Gigione. Gigione Hamilton. Guarda che nuvoloso però. Dai, dai, come vola, come vola. Il come deve volare, cazzo. C'è Magnussen, adesso Magnussen ha superato Ricciardo. Oh, c'è un po' lungo qua, un po' lungo. Però vedi, abbiamo le gomme morbide, loro hanno le dure. Questo è positivissimo, ragazzi. Questo è super, super positivo. Perché dopo loro avranno le morbide alla fine probabilmente. Devo cercare di accumulare più vantaggio possibile. Purtroppo Hamilton invece è inarrivabile. Cioè, può avere anche le gomme della minchia. È insuperabile. Miglior secondo settore, grande veneziano. Questo è il veneziano. Solo 4 secondi fra te e la vettura. Buono, buono. Molto bene. E avevo guadagnato anche su Hamilton questa volta. It's incredible, come. It's incredible. Vediamo se può essere una strategia azzeccata, speriamo. Noi ci proviamo, ragazzi, siamo in casa. Se non ci proviamo noi, chi ci deve provare? Fastest lap del come. Ragazzi, adesso vado ai box. Pneumatici duri. Ho accumulato 12 secondi di vantaggio su Magnus. Ho perso un po' perché chiaramente le gomme finite. Però bene, dai, la strategia dovrebbe portarmi ancora secondo. Il problema è che dopo io ho le dure e loro probabilmente le morbide. Adesso vediamo, ragazzi. No, 12 secondi ne ho persi 3, cazzo. In un giro e mezzo, vabbè. Vabbè ragazzi, comunque io ho fatto il massimo, ancora un giro di carburante tranquillo. Adesso dobbiamo difenderci quando loro avranno le morbide e le dure. Però sono contento della strategia, ragazzi. Sono soddisfatto. E adesso vai di dure. Ok. Tutti gli altri sono i box, chiaramente dovrei andare tranquillamente secondo, al massimo terzo, ma con uno che non va ai box. Perfetto, secondo tranquillo. Ho accumulato un bel vantaggio, cazzo. Cerchiamo di andare dritti, grazie. Tutto quello che dobbiamo fare adesso è difenderci, perché
Magnussen e gli altri avranno gli unici che avevamo le morbide eravamo io e Hamilton dei primi. Infatti avevamo un bel vantaggio, avevamo. Beh, Hamilton va bene, inarrivabile. E adesso andiamo, la sosta e box finite. Bisogna capire quant'è il vantaggio adesso. 15 secondi d'Alfonso. Ho 15 secondi d'Alfonso, 17 da Hamilton, vabbè. Strategia comunque azzeccatissima. Bisogna capire Gigi, chiaramente Gigi andrà salvo complicazioni, incidenti, doveva vincere la gara. Però io ho una chance obesa di arrivare secondo. È chiaro che adesso Hamilton, Jack, vedi, ha recuperato mezzo secondo. Fioi. Adesso lui ha le morbide, quindi è chiaro che può spingere a cannone. Devo gestire questi 14 secondi in 7 giri mancano. Non ne mancano proprio pochi, eh. Sarà duretta, ragazzi, sarà duretta, ma possiamo farcela. Possiamo e dobbiamo farcela. Vai, raga, vai, raga, vai, raga. Tanto il tempo è sempre nuvoloso. Ragazzi, mancano 2 giri, ormai ci siamo. Ormai ci siamo. Abbiamo ancora 13 secondi di vantaggio su Alfonso, veramente strepito, anzi 14, e lui ha le gomme morbide, veramente abbiamo fatto qualcosa di spettacolare, sono non soddisfatto di più, proprio un secondo posto veramente veramente solido. Ora evitiamo ste cazzate, va bene. Però gara di casa meravigliosa, sarebbe bello l'ultimo giro Hamilton fuori, vabbè, ma sarebbe un sogno indescrivibile. Ha tenuto anche bene il carburante, sono molto molto soddisfatto, tutto veramente strepitoso. La Ferrari è tornata, ragazzi, la Ferrari è tornata. Adesso sono un po', diciamo, tranquillo, perché insomma non posso perdere in un giro 14 secondi. Chiaramente non posso superare Gigi, perché è troppo avanti. E inizia il final lap comendiano. Questo secondo posto mi dà veramente la possibilità di guadagnare tanti punti. Ricciardo è quarto, Rosbif è fuori dei primi quattro, comunque. E bravo Nicolino. Alonso chiaramente sta tirando come un drogato, ha recuperato 2 secondi in un giro, complimenti ad Alfonso. Ma siamo noi i re di Monza, siamo noi i re di Monza. Taglio curva, ma va bene, carburante elevato, proviamo a fare il super giro. Il pubblico è in piedi per Veneziano, veramente. Ha fatto una cosa che ha dell'incredibile. Veramente un secondo posto pesantissimo. Adesso possiamo fare tanti punti il prossimo anno, possiamo lottare alla grande per il mondiale, secondo me. Eccolo qua, ragazzi, signori, il Kuma è pronto a tagliare il traguardo per il secondo, con il secondo posto dopo la vittoria meravigliosa del Belgio. Intanto va a vincere Lewis Hamilton, Gigione, vittoria per Gigione. Eccolo qua il Kuma, oh, attenzione, per il Kuma è un secondo posto devastante in casa, applaude, saluta il pubblico, vai Kuma! Second place! Alonso terzo, doppio... podio Ferrari. Raikkonen annichilito, ragazzi. Secondo posto, una prestazione davvero eccellente. Ma sì, grande prestazione. Siamo quarti in classifica, 133 punti meno, 79 da Rosbif,
che però insomma siamo là, guarda che ragazzi, fino al terzo posto ci siamo, mamma mia, incredibile. Buon raga, costruttori, siamo sempre al terzo posto e possiamo lottare per il secondo. Raga, un saluto da Ocumendon, Venezian, ciao! Cumenda veneziano, cumenda veneziano, cumenda veneziano, lo youtubers italiano, cumenda veneziano, cumenda veneziano, cumenda veneziano, lo youtubers italiano.